Missione compiuta, semifinale in tre partite. Sì, sono molto contento, sono molto preoccupato perché ho stima di questa squadra, stima di Marco Beazza, che è veramente bravo. Le partite, uno le vede i punteggi, sembra che siano state facili, in realtà non è stata facile nessuna delle tre. E oggi forse quella che abbiamo, in cui abbiamo giocato meglio, siamo stati molto autoritari, molto precisi anche, abbiamo solo avuto quel passaggio vuoto, diciamo, nella seconda metà del secondo quarto. Quando la fisicità in difesa di Livorno e anche la precisione a tiro di Casella e degli altri ci ha messo in difficoltà, però insomma diciamo che l'abbiamo controllata bene, quindi sono molto contento. Lanzerini, Labro Sport. Sì, coach, una squadra costruita per vincere, la sua. Ma sì, sai, una squadra costruita. L'anno scorso io sono andato a Cividale, sinceramente non parlavamo di promozione o di cose di questo tipo, perché è una squadra fatta di bambini, l'anno scorso principalmente era così. Poi i ragazzi sono andati giocatori come Lotta, come Gnani, cioè dei ragazzi che non Gnani non aveva mai giocato, tanto per dire, oppure gente che veniva da minutaggi molto bassi, però hanno fatto miglioramenti molto rapidi. L'anno scorso siamo arrivati addirittura in finale a gara 5, abbiamo perso a gara 5. Quest'anno abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento, abbiamo tolto i giocatori con nome più altisonanti, i giocatori come Assan, come Fattori, i giocatori più importanti che non ci davano rispetto al nostro sistema, andavano molto bene i giovani, e avevamo aggiunto Laudoni che però purtroppo è uscito, Paesano che ci sta dando parecchio, e adesso abbiamo messo questi due ragazzi che sono arrivati adesso. Insomma, io a me la squadra piace molto, sono sincero, poi dopo costruita per... Sai, la società non ci mette nessuna pressione, non ci chiede niente, non ci ha mai chiesto nulla, però siamo tutti ambiziosi. Quando un anno arrivi in gara 5 perdi, l'anno dopo vinci 26 partite su 30, cosa fai? Giochi da vincere, non è che a questo punto è chiaro che ogni sconfitta diventa una delusione, quindi cerchiamo di essere delusi il meno possibile, di vincere il più possibile, andiamo avanti con molta molta ambizione, molta determinazione. Grazie. Buonasera. Eccoci, conferenza stampa coach Andrea Azza. Buonasera, Cividale troppo più forte oppure la Liberta si poteva fare qualcosa di più? Ci abbiamo provato fino in ultima, e però per tutta una serie di motivi non ho assolutamente nulla da dire ai ragazzi. Abbiamo fatto degli errori, tanti, forse magari potevano essere tre partite con tre scarti inferiori a quello che poi è stato, ma la realtà delle cose è che siamo arrivati, insomma, a corto di energie, nonostante tutto. A sprazzi nelle tre partite abbiamo anche avuto dei momenti in cui le abbiamo messe in difficoltà, però poi per provare a vincere serviva altro che noi in questo momento. Oggettivamente non abbiamo, però la cosa bella è stata che veramente non abbiamo mai alzato bandiera bianca e con i nostri elementi brutti, sporchi e cattivi, però ci abbiamo provato fino all'ultimo. Sì, ciao Marco. Ciao. Stagione è finita, ora possiamo guardare anche un attimo indietro. Se c'è un rimpianto di... ovviamente sei entrato a giochi già fatti, la squadra era già completata, se hai qualche rimpianto, si poteva fare qualcosa di più ed eventualmente come sfruttarlo per la prossima stagione? No, anche perché io sono sempre uno che da buon Veneto il bicchiere lo voglio vedere sempre bello pieno, no? E quindi anche metaforicamente, no, a parte gli scherzi. Non c'è, io ho il time out a 20 secondi alla fine, ho ringraziato i ragazzi perché da quando sono arrivato io mi hanno dato tutto, abbiamo avuto tante difficoltà, abbiamo avuto situazioni di infortuni, l'ho già detta questa cosa qua, però non voglio ripetermi perché purtroppo è stata una costante che ha condizionato il cammino della Libertas per tutto l'anno. Direi che piuttosto che rimpianti sono opportunità. Cioè capire che sono campionati dove il margine di errore è minimo, dove se vuoi avere delle aspettative, delle possibilità di competere fino in fondo, veramente dal,
dal primo giorno bisogna essere compatti, allineati, sbagliare poco e avere anche un briciolo di fortuna che positivamente questa squadra non ha mai avuto dall'inizio, per cui va bene così. Senti, no, io faccio un altro paio di domande. A proposito di quello che stavi dicendo, Cividale, poi sono cerco la semifinale e finale, però è una squadra che sembra una squadra proiettata verso la 2, costruita per la 2 e probabilmente ci andrà, insomma, ci immaginiamo. E a differenza con la Libertas, anche senza Mannato e Martini, però è netta, cioè una panchina molto lunga, tanti cambi, giocatori che entrano e non fanno sentire l'assenza di Battistini, che in due tempi è stato panchina 15 minuti eccetera. Se l'obiettivo della Libertas nel triennio era di arrivare, poi l'anno scorso è arrivata a un passo, quest'anno è andata così, però è andata bene secondo il mio punto di vista, l'anno prossimo è quello di sparare invece, sparare ancora in alto. La cartuccia è importante, c'è da ricostruire molto rispetto alla fase di oggi. Per fare una squadra come Cividale, che non so se condividi, è forse la squadra più forte che abbiamo affrontato fino a questo momento, e anche rispetto al girone A, ma questo qua magari è un punto di vista. Ma sono. Poi sono considerazioni giuste. Ne abbiamo avuto modo di parlare nei giorni che eravamo lì, e ti ho detto questa cosa qua, che la sfortuna di aver trovato una squadra così forte è stata che oggettivamente non ci ha lasciato scampo per tre partite con i vari anche i passivi abbastanza importanti. Però per contro, siccome ogni situazione, anche quelle negative sportivamente parlando, sono opportunità, è stata l'opportunità per tutti quanti, società, giocatori, tifosi, staff, di confrontarsi con una realtà che l'anno scorso, quando c'è stata la loro diaspora da Udine, perché loro nascono da una costola della Udine che fa la Serie 2, è stato proprio programmato tutto quanto per filo e per segno per provare il salto di categoria. E quindi quando si vogliono fare queste cose qua, bisogna essere tutti quanti coperti e allineati, sapendo che c'è da remare tutti quanti dalla stessa parte. Qui ci sono le possibilità per farlo. Ok? Dirti adesso quanti, cosa, come, mi sembra prematuro, però sicuramente delle riflessioni le faremo insieme. Quello che mi conforta, ripeto, è che l'abbiamo visto quanti che cosa voglia dire, perché comunque adesso loro sono arrivati con un roster attrezzato, con giocatori che stanno bene fisicamente e atleticamente, ma le loro fortune sono state costruite giorno per giorno partendo da delle basi solide, e quello deve essere la cosa, perché ripeto, i margini d'errore, il mercato, gli infortuni, cioè non si inventa niente, quindi da questo punto di vista qua io so che ho una società solida alle spalle che farà di tutto per dare alla Livorno Libertassina una squadra all'altezza l'anno prossimo, per cui quando ci metteremo a programmare il futuro fra non molto, perché abbiamo un po' di giorni di stacco per anche fare mente locale su quello che vorremmo fare tutti quanti per poi confrontarci. Ma dobbiamo sfruttare il fatto che comunque oggi siamo il 20 di maggio, il 22 giugno finisce il campionato, abbiamo un mese di anticipo rispetto a tanti altri, e questo mese bisogna farlo fruttare in qualche modo. Senti Marco, la scorsa partita, due partite fa, scusa, ci impressionò il minutaggio di Ugolini, che era stato magari poco impiegato, era arrivato anche lui, l'ultimo arrivato, e tu ci avevi dato un'indicazione: fai io i giovani che vedo allenarsi bene li premio. A mio modo di vedere, alcuni giovani con il tuo arrivo hanno avuto una crescita importante, tra cui Ugolini, altri forse si sono un po' persi per strada. C'è una base di ripartenza anche con questi giovani le valutazioni le facciamo su tutte. È ovvio che nelle annate, quelle a inseguimento, non è che puoi stare ad aspettare, cioè comunque tu
hai citato l'episodio di Ugolini, e Ugolini io ci ho sempre parlato in maniera molto chiara e schietta, per dire adesso hai fatto un nome, quindi ti porto tutto quanto l'esempio, che magari ci ha messo anche, forse per colpa mia, io comunque mi piace mettermi in discussione, quanto, ma ci ha messo un po' di tempo per capire che poteva esserci utile e in che cosa essere utile. Poi lo ha fatto mediamente. E qualcuno ha finito la stagione meglio, qualcuno peggio, tiene conto che comunque l'impegno, comunque anche col Don Bosco, è stato un impegno per loro gravoso, hanno fatto dei play-off da squadra praticamente under, dei play-out, scusami, da squadra under, quindi anche l'impegno mentale era duplice, però ripeto, non mi hanno mai fatto mancare niente, anzi li ringrazio anche i più giovani perché ci hanno permesso di allenarci anche in settimane difficili, penso a quella del derby, penso anche a quella di Varese, dove se non avevamo la possibilità di avere questo supporto numerico e qualitativo, probabilmente non le avremmo vinte quelle partite lì. Quindi va costruito tutto, cioè si mette un punto, sicuramente ci sono tante cose da salvare, qualcosa da cambiare, però adesso in questo momento qua bisogna anche avere la serenità per prendere delle decisioni con calma e con il giusto raziocinio, perché sennò si rischia di far danni, non possiamo permettercelo in questo momento. Ultima cosa, poi si lascia andare. No, c'è niente da fare. Ripartiamo. Ripartire da delle bandiere, come chiamiamole bandiere, da dei giocatori importanti come Ammannato, e il prossimo anno è un punto interrogativo. Comunque avere un giocatore così determinante nello scacchiere della Libertas dopo un anno completamente fermo, è un rischio che si prenderà la Libertas? Sono tutti rischi, comunque ci sono anche delle situazioni contrattuali in essere, quindi qualcuno c'ha il contratto garantito, qualcuno c'ha il contratto con delle uscite, qualcuno non c'ha il contratto, per cui ti ribadisco, in questo momento qua dobbiamo tra virgolette sentirci tutti in discussione, perché discussione positiva, perché comunque abbiamo finito in un certo modo, la scimmia ce l'eravamo tolta, detto quanto, perché prima di tutto viene il bene della Libertas. Sono tutti ragazzi seri, la dirigenza attenta, adesso mettiamo insieme i pezzi e quant'altro, e poi fra qualche giorno cominceremo a fare delle valutazioni a 360 gradi. Posso tutti? Arriva anche il presidente. Ciao Marco. Ciao a tutti. Sì, allora, buonasera a tutti, io semplicemente volevo anche un po' togliermi il cappello di fronte a voi giornalisti che ci avete seguito in tutta questa stagione così difficile, così avvincente, e vi voglio davvero ringraziare di cuore perché ci siete stati vicini, avete comunicato a tutti di voi, a tutti gli appassionati, veramente il cuore e la passione di questo progetto. Quindi vi voglio ringraziare, in particolar modo incomincio da chi ha fatto anche la presentazione della squadra e quindi ci ha onorato per questo, a chi ci ha seguito in tutta Italia, che sta laggiù e ha scritto gli articoli meravigliosi, a voi che avete comunicato tutti al popolo del basket, alla gente del basket, che è gente meravigliosa, in diretta, che cos'è questa passione e che cos'è questo sport. Io credo che anche oggi si sia vista una partita veramente molto avvincente, con un grande livello di basket, e sono contento che abbiamo condiviso questa stagione con voi, grazie. Avete domande? No.